Sempre in tema di americanate, al Salone di Detroit si trovano le personalizzazioni, che sono da sempre uno dei punti di forza della Jeep. Guardate questo modello della Wrangler realizzato dalla Mopar. Beh, a parte il colore che è spettacolare, naturalmente, con questo verde metallizzato acceso, però innanzitutto le porte sono state completamente tolte, sostituite con delle robustissime barre d'acciaio che servono per poter lasciare molta visibilità all'esterno, ma in compenso proteggere le persone che sono dentro. È una versione a quattro porte, quindi la versione Rubicon, la versione lunga, passo lungo, ma all'interno e soprattutto nella parte del tetto è stata largamente modificata. Il tetto è tutto interamente di tela ripiegabile e la parte anteriore è stata equipaggiata dei dispositivi più aggressivi e anche più utili nel fuoristrada, quindi verricello della Warn, fari addirittura due sopra e due sotto, fari a LED potentissimi per illuminare la strada. Poi queste gomme terrificanti della BF Goodrich da 17 pollici a spalla alta, come vedete, con capacità di trazione che deve essere mostruosa nella condizione di rocce, sabbia e fango, e naturalmente lo snorkel che evita l'ingresso d'aria nel motore. Guardiamo com'è fatta all'interno. Beh, qui la personalizzazione è un tantino più ridotta, però naturalmente non manca lo spirito avventuroso e comunque la Wrangler rimane sempre un po' fedele a se stessa, con degli equipaggiamenti abbastanza spartani. Beh, come per tutte le Wrangler, naturalmente non le può mancare il bolino trail rated, ovvero capacità di disimpegno sui terreni veramente difficili certificata dalla casa, soprattutto con la certificazione che è in grado di passare dal famoso Rubicon Trail, una pista americana, un terreno di fuoristrada che è tra i più estremi del mondo e sulla quale questa Jeep Wrangler, preparata con pezzi Mopar, è in grado sicuramente di muoversi con disinvoltura.